Ministero della Disabilità non fa altro che ghettizzare la nostra situazione. Non serviva un ministero apposito, non siamo dei panda in estinzione o una cerchia di persone da ghettizzare, appunto. Bastava che il Ministero delle Pari Opportunità facesse il proprio, oppure che ogni ministero si prendesse cura, diciamo, anche delle nostre esigenze, che noi non siamo speciali, sono i nostri bisogni che sono speciali. La nostra figura prende il nome da un nome inglese, caregiver, che alla fine significa prendersi cura. Può essere un figlio o un familiare H24, prendendosi cura sia dell'alimentazione, sia della cura e igiene, dell'assistenza infermieristica, delle pratiche burocratiche. E cosa succede? Che in Europa questa figura è riconosciuta da anni. In Italia ci sono due disegni di legge che stanno lì abbandonati. La nostra figura, quindi, non essendo riconosciuta, noi non solo siamo 7,5 milioni in Italia, di cui il 74% sono donne che hanno dovuto abbandonare il lavoro, noi non solo non abbiamo un riconoscimento, non abbiamo neanche una tutela ai fini pensionistici un domani. Quindi noi praticamente lo Stato cosa fa? Si serve del nostro amore e non ci garantisce nulla. Quindi siamo completamente trasparenti. Indossa il giubbotto. Lascia il telefono. Indossa il casco. Rispetta il codice della strada. Usa il campanello. Rispetta la segnaletica. Segui il tuo senso di marcia. Massima attenzione agli altri mezzi. Non trasportare altre persone o animali. La bicicletta, usala in sicurezza, rispetta le regole.